In accordo con il capogruppo intervengo a nome del Movimento 5 Stelle. Venerdì 22 novembre è venuto a mancare il senatore Franco Ortolani. La notizia ci ha lasciato sgomenti. Per molti di noi era come un fratello, amico sincero di tutti, professore universitario di geologia, con spiccata sensibilità ambientalista, impegnato a favore dei beni comuni. Il suo pane quotidiano... Dissesto idrogeologico, rischio sismico, rischio vulcanico, siti inguinati, tutela del territorio, passioni che condividevo con lui in maniera totale, in totale sintonia. È usanza tessere le lodi dei defunti. A leggere le lapidi, tutti gli uomini sono stati santi ed eroi, ma nel caso di Franco, ogni lode, anche la più eccelsa, non può che essere riduttiva. Un carattere gioviale. Sguardo che ti penetrava il cuore, sorriso sincero e contagioso, grande garbo, trasmetteva gioia, entusiasmo, fiducia e coraggio. Non amava mettersi in evidenza, come spesso non piace ai più grandi tra gli uomini. Nonostante la sua immensa conoscenza e saggezza, agiva delicatamente. La sua umiltà, conoscendo il suo fulgito trascorso di vita, ti lasciava sbigottito. Il suo volersi mettere al servizio della comunità era poi commovente. È proprio il suo sconfinato spirito di servizio che lo ha indotto a candidarsi per il Senato in tarda età. Lo stesso spirito che lo animava, senza risparmio, a far sopralluoghi ovunque occorresse una competenza geologica. E nelle terre dei fuochi. Le ultime fasi della malattia, che lui soleva definire incidente di percorso, le ha vissute con un coraggio titanico. Ci comunicava totale fiducia per una sua pronta guarigione. Non voleva che ci preoccupassimo per lui. Scriveva il 21 ottobre, non sono ancora in grado di rientrare, appena rimesso a nuovo ritorno. Si rammaricava per la sua assenza. Telefonicamente mi chiedeva sempre dell'attività parlamentare e mi consegnava i suoi saluti per tutti. Poche ore prima che, tre ore prima che ci lasciasse, volle sapere come fosse andato il convegno sulla bonifica dei siti inquinati, nel quale lui avrebbe dovuto essere relatore. non poteva più parlare e lo fece chiedere a Paola, la figlia, ma ci tenne tanto. Coltivava tanti sogni da realizzare come senatore, tra tutti quelli a cui teneva di più erano il completamento della carta geologica d'Italia e il riconoscimento dell'acqua come bene pubblico, comune di importanza strategica nazionale. e a sua prima firma una mozione depositata con tutele spinte per i grandi serbatoi geologici di acqua, quelli che lui definiva santuari dell'acqua potabile, i grandi massicci carbonatici. Sarebbe bello che questi sogni possano a breve realizzarsi. Si è allontanato in punta di piedi, lasciandoci un luminoso esempio di vita e una grandissima eredità politica quella vera, alta, unica. Grazie, Franco. Le, le tue orme. Le tue orme sono profonde e indelebili e noi tenderemo di seguirle. Tutto il gruppo Movimento 5 Stelle, sono convinto l'intera Assemblea, si stringe con affetto ai suoi cari. Grazie.